Bing! Oggi è una bellissima giornata di sole. Perché non andate a giocare un po' in giardino? Sì, ottima idea, Flop! Che ne dici, Pando? Andiamo? Sì, sono pronto! Prendo la palla! Proprio dietro l'angolo della nostra città, Bing, insieme a Pando, oggi giocherà. Bing e Pando stanno giocando a palla in giardino quando... Ehi, guarda lì! Esclama Bing. All'improvviso è comparsa una bolla di sapone. Che bella! Facciamola scoppiare! Propone Pando. Far scoppiare le bolle di sapone è molto divertente. Dopo la prima, eccone altre. Da dove arriveranno? Arrivano da Flop, che sta preparando proprio il liquido per fare le bolle di sapone. Bing e Pando si avvicinano emozionati. Vogliono provare a farle da soli. Come prima cosa vi serve un soffiabolle, dice Flop, dando a ciascuno un bastoncino con un cerchietto in cima. Celeste per Pando, arancione per Bing. Per diventare campioni di bolle, prendete il liquido e poi soffiate piano piano, spiega Flop. Bing e Pando ci provano e ci riprovano, ma niente da fare, non esce nessuna bolla. Il mio soffiabolle non funziona, si lamenta Pando. Neanche il mio, piagnucola Bing. Dovete soffiare molto più delicatamente, dice Flop. Riprovate, immergete il soffiabolle, sgocciolatelo un po' e poi delicatamente soffiateci dentro, piano piano, solo un pochino di aria. A guardarlo sembra così facile. Pando e Bing vogliono riprovarci subito. Con grande impegno, i due amici ripetono i gesti di Flop. Immergere, sgocciolare e delicatamente soffiare. Ecco una bolla finalmente! Ce l'hai fatta, Pando! Hai imparato! Si congratula Flop. Pando rincorre la sua bolla, com'è felice! Bing invece non ci è ancora riuscito ed è un po' triste. Il mio soffiabolle non fa uscire niente. Mi presti il tuo, Pando? Chiede Bing. Certo, scambiamoceli, risponde l'amico. Bing non vede l'ora di provare con il nuovo soffiabolle. Così immerge, sgocciola e... soffia. Ma lo fa troppo forte e la bolla non esce neanche questa volta. Su, provaci ancora, lo incoraggia Flop. Fai uscire l'aria poco alla volta, delicatamente. E ricorda, piccolo Bing, per imparare a fare una cosa nuova bisogna provare tante volte, senza arrendersi. Così Bing immerge, sgocciola, soffia ancora. E... oh, una bolla! Evviva!
Tutto contento, Bing immerge di nuovo il soffiabolle. Vuole subito farne un'altra gigantesca. E invece succede che all'improvviso di bolle ne escono 2, 3, 5, 10 tutte insieme. Ehi, ma come hai fatto? Chiede Pando entusiasta. Non lo so, ho solo sventolato il soffiabolle e ne sono uscite tantissime. Hai inventato un modo tutto tuo di fare le bolle di sapone. Sono le bolle Bing! Esclama allegro Flop. Bing è così felice e soddisfatto che vuole insegnare anche ai suoi amici come si fanno le bolle Bing. Farle tutti insieme sarà super divertente. Ormai non ci sono dubbi. Bing è diventato un campione di bolle. Le bolle di sapone sono una cosa da Bing. Pando, è troppo divertente giocare con le bolle. Andiamo a chiamare anche Sula, Charlie e Coco. Sì, ottima idea, Bing. Boe, boe. Bing, hai fatto bene a chiamarci. È davvero divertente giocare con le bolle di sapone. Oh, sono proprio contento che tu ti stia divertendo, Sula. Ora però salutiamo i nostri amici che ci stanno guardando. Ciao amici! Ben detto, Coco! E amici, ricordate anche di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like. Ciao!